Buongiorno, allora oggi vi faccio vedere il mio home tour, quindi giro la fotocamera così vi faccio vedere casa. Finalmente ci sono riuscita. Allora, iniziamo. Qui c'è la porta d'entrata, entrando sulla sinistra ho questo mobile qua. Sulla destra un quadro con delle tegoline e poggia il portachiavi, diciamo, a forma proprio di chiave. E la prima porta, molto silenziosa, è la nostra camera da letto, che era prima dei ragazzi, poi l'abbiamo adibita a noi. Col comò, è rimasta la scrivania che ci teniamo la televisione, quella cassettiera che la stiamo tenendo per la stampante, però dobbiamo toglierla. E poi è rimasta con la struttura, diciamo, dell'armadio e abbiamo messo il letto all'interno. E questa qua è camera nostra. A seguire c'è la camera dei ragazzi, che al momento è così, con l'armadio, lo specchio, c'è nel balcone, scrivania, una libreria, la culla e i letti, anche se poi avremmo intenzione di mettere il letto a castello là. Quindi questa qui è la loro camera da letto. Poi a seguire abbiamo il bagno con doccia e i sanitari, lavatrice, quindi un piccolino, però vabbè, tutto l'appartamento diciamo è 70 metri quadrati. Invece poi entrando sempre sulla sinistra si entra nel salotto barra sala giochi, perché comunque qua hanno tutti i giochi che prossimamente andranno in cameretta. Abbiamo il camino perché una volta comunque funzionava, adesso abbiamo fatto l'allaccio con il metano, quindi abbiamo la caldaia e non lo usiamo più, però l'avevamo rivestito, quindi anche per bellezza lo teniamo. Parete attrezzata, tutto qui con il tavolo. E poi si entra nella famosa cucina dove passo molto 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 tempo, con il divano, TV, il tavolo e qua poi parte tutta la cucina. Ecco qua, questo è il mio home tour. Non è grande come casa perché comunque è 70, come ho detto prima, è un 70 metri quadrati, però per noi diciamo che per noi va più che bene, è abbastanza, diciamo, comoda. E niente, spero che vi piaccia, che l'abbia fatto bene. L'ho fatto un po' così, veramente, perché comunque ci saranno comunque dei cambiamenti, quindi come abbiamo fatto in camera da letto, che abbiamo fatto il soffitto con il polistirolo, vogliamo farlo per tutta casa. Comunque poi ne farò più in là, se appena faremo qualche modifica ne farò qualcun altro. E niente, ci aggiorniamo con un prossimo video di routine e con la home tour. Io vi lascio e vi mando un grosso bacio. Sempre se vi fa piacere iscrivetevi al canale, mettete like e commentate e noi ci aggiorniamo con un prossimo video. Ciao!